senza intenzione di pubblicare mai, a partire dagli anni 90, all'inizio degli anni 90. E attraverso questo personaggio molte persone mi scrivevano e cercavano questo autore, ovviamente, io mi ero ben guardato per dire che era uno scrittore immaginario. Ci sono delle cifre, poi esce questo libro, poi sta uscendo una superologia dall'altro, che è il libro ancora all'altro, cioè dell'ulteriore maturità di questo scrittore immaginario, questo spazio, quando è proprio all'altro, cioè vedi ormai le cose che poi coincide con un certo periodo della vita, diciamo non con distacco, ma non sta più nuotando. Poi c'è l'ultimo libro che già ha fatto, che è il giorno dove la luce piena invece di vedere le luci delle ombre. Comunque, io dico due cose su me, cioè io non sono, poi c'è un libro di racconti, insomma, non sono di professione una persona che vuole scrivere. Io sono sempre stato uno studioso, mi sono occupato di diritto internazionale, faccio l'avvocato da 35 anni e ho insegnato all'università per più di 20. E quindi per me è una sottrazione a quel tempo, lo scrive, al tempo che si sofferde, ma in realtà è diventata una moltiplicazione, quasi una forte educazione alla ricerca, alla conoscenza. Ecco, è nato per caso questa carriera di questo poeta minore, perché lui non voleva scrivere probabilmente, e quello che corre attraverso nella mia mente, nella ricerca, sono i momenti di collegamento fra quello che è stato prima e quello che viene dopo, cioè questi nessi che non necessariamente sono dei nessi che portano da una causa ad un effetto, ma magari possono anche essere sciagli, ci sono dei momenti di scelte che dipendono dalla casualità, ci sono delle situazioni che richiedono una risposta estremamente complessa, e a questa complessità si può fare fronte, secondo me, non con un disegno, con un progetto, ma con l'apertura massima, la massima attenzione verso la complessità di quello che succede. Quindi sono le domande, i tentativi di risposta, le provocazioni che questo autore, e poi anche quello che scriverà dopo in modo più diffuso, ha cercato di fare. Soprattutto recuperare, cioè cercare di saldare un ponte, pensare a un ponte che probabilmente è andato giù, e quindi è opportuno ritrovare, collocare, e questo è un libro che io non ho mai fatto presentazione di questo libro, se non al Salone a Torino, e poi poi cerco di scindere ovviamente la mia attività. Ha avuto sì il riconoscimento, io ringrazio questo premio prestigiosissimo per la considerazione, la lettura centrale di quello che è stato fatto. Tra l'altro, volevo anche un pochino parlare del modo di fare poesia. Poi, comunque, volevo anche direttamente che lei è poesia, sì, in maniera tale che così capiscono meglio, non lo so più. Scusate. No, dicevo, proseguiremo poi anche con alcune letture, perché solo attraverso la lettura si capisce naturalmente quello che è lo spirito di questa poesia e la poetica anche di quest'autore. È una poesia che tende a togliere più che aggiungere, e questo è un elemento non facile da conseguire, lo si consegue attraverso l'esercizio, attraverso il proprio substrato culturale, e quindi attraverso il poco si comunica tanto. Ecco, questo è un po' l'impressione che ho avuto. Certo, è una lettura da centellinare, direi da ripetere più volte, nel silenzio, perché il silenzio fa dire meglio. Quindi è una
lettura accurata che deve essere tre volte a questo testo, che tra l'altro ha avuto un premio, diciamo, il miglior premio del nostro premio, il settimo premio letterario. Sì, infatti sono onorato, è il mio titolo. Io partecipo a pochissimi concorsi e è il mio titolo più prestigioso. Questo libro ha partecipato a 6-7 concorsi. È stato semifinalista a Bolzano l'anno scorso e poi ha vinto dei premi della critica in qualche. Però questo è veramente un riconoscimento. Perché ripeto, è una poesia che va vista con un occhio particolare e in profondità. Non si deve leggere rapidamente perché invito proprio a chi è amante della poesia a leggerlo perché ne vale la pena. Grazie. Ecco, io leggerò qualcosina dalla questione, però volevo dare l'idea di come la non per me, ma di come la scrittura possa essere un elemento che è sì come dire, veicolato da una o più persone, ma che in qualche modo come dire, poggia sulla sabbia, cioè cammina sulla sabbia, la sabbia di quello che sta succedendo mentre sta scrivendo, delle reazioni, degli stimoli che possono provenire dalla realtà e tende a cambiare, a mirare, ad assumere delle colorazioni diverse anche con il passare del tempo. Non vedo la differenza tra la scrittura in prosa, che a mio avviso è più difficile rispetto a quella poetica. La poetica per un amante dello scrivere può essere una forte preparazione, una forte indicazione. Io personalmente mi farei vedere sempre entrambe le cose allo scrittore, no? Dandogli una prosa e mandami poesia. Quindi non vedo una differenza. Nelle graduazioni, quindi nell'idea, per esempio, qui questo autore del quarto libro, che è Il giorno, la luce di piena, volevo fare vedere una differenza. Questo è il terzo ultimo, quest'ultima testo che scriverà mai questo autore. L'autore immaginario ha finito di scrivere nel quarto libro. Sul lungomare di Spezia, come in certe città porto, ad alto, dove il mare è importante, restano rami, vaporetti caricati di vento. Le famiglie coraggiose pronte voltano la domenica, i bagni e la bandiera che strappano il mattino. Gli occhi bambini e le donne si lasciano al sole, seguono il trottato delle navi. Le grazie compaiono. Scostano sui pescherecci di morire, tra le stazze di montatori a gara, tra i nidi distesi gli avanti e pani, il sonno di isole in alto, il grande sorti accanto a te nome. Io leggo
discutare su quello che qualche anno fa si è tornato sui luoghi, io personalmente ho imparato a contare molto bene. E abbia sentito qualcosa che ho voluto esprimere in modo universale, in modo credo a più sensi, perché poi quella è cosa insieme, più significati insieme che la parola del sole. La porta di Norvana. Sono le porte larghe del mare e ci sono stagioni che respira. La brezza sopravvive alla spuma, esausta dai colori del mare che mi spera. Nella sua grotta si è aperta la porta e visione varco di pietra nera sotto il vento che arriva dalla grotta del fondo. Quando più brucia il giorno sotto il cimitero inglese, scivola di nuovo nel Mar d'Oro a ponente di San Pietro, tra verdi la breve, la sagoma flessuosa del bruco amorano, proprio quando guardo verso te che sbucco, alato dal mare, attraverso il mondo, che vi rientra il mare prima che sera luci il tramonto, come tu vedi nel 1928. Questo è un testo. Il grattacielo che fine non ha sopra il mare, stordita, non avrai per un zio scambiato per l'immagine dell'uomo in quel momento di confesso. Tutte queste tue eternità saranno spighe di grano che accarezzano la coperta, che ho steso sotto l'azzurro quando assaporo il vento che cala, tra le immagini che hanno percorso le scale, da chi in pieno potrà amare la nuvola chiara, nitida, dei tuoi capelli accesi nel tuo fronte già e dati quando nella tua mano verrà il mondo. Al baio di 1956. Grazie. Premio è il trofeo Poeti, solo poeti, poeti, con l'autore Massimo Morganti Capirossi di Torino. Porta di Lord Byron, a me risulta che legge Giorgia Michelli. La porta di Lord Byron. Sono le porte larghe del mare e ci sono stagioni che la brezza sopravvive alla spuma, esausta dai colpi di mare che non spera. Nella sua grotta si è aperta la porta, è visuale, varco di pietra nera sotto il vento che arriva dalla grotta azzurra quando più brucia il giorno sotto il cimitero inglese. Scivola e nuota nel Mar d'Oro a ponente di San Pietro, tra verdi labrene e la sagoma flessuosa del blu cormorano, proprio quando guardo verso te che sbuchi alato dall'onde traversi nel monte e vi rientra il mare prima che sera lo bruci il tramonto. Una poesia questa del libro di poesia edito Minimum Stuparic. Una bella, se ci vuol dire qualcosa di questa raccolta. Questa è una foto scattata con il cellulare imponendola a Delio Scarciglia, che è un finissimo fotografo e editore. Questo è il secondo libro, il primo è uscito, non ho fatto presentazioni a Torino, e scritto da un autore che
che non è uno pseudonimo mio, ma è un autore che ha iniziato, devo dire, a scrivere un po' contro la mia volontà, indipendentemente da me. È un autore immaginario che è vissuto, che si può immaginare che sia vissuto a cavallo tra il secolo scorso, cioè l'Ottocento e il Novecento, più o meno all'età di mio bisnonno, anche per i tempi. E questo autore, sostanzialmente, senza avere fatto una pianificazione particolare del proprio modo di scrivere, ha snocciolato tutta una serie di scritti ispirati alla ricerca, sostanzialmente, al mistero del tempo, del caso, delle generazioni, ai temi più grandi, ma da un punto di vista, direi, mai soggettivo o inferiore. Per me è stato anche facile, devo dire, scoprire al secondo libro che erano, state scritte delle cose che poi dal punto di vista pratico nessuno aveva a me. A quel punto ho potuto valutare serenamente se editare, cioè se pubblicare questo. Poi mi è venuto un terzo qua, io sono veramente onorato di essere qui, di questo riconoscimento. Grazie. Il premio consiste in una quota di 300 euro.